prima cosa che mi ha stupito davvero di questo lavoro è l'uso sapiente delle caratteristiche paesaggistiche delle piante utilizzate. In questo lavoro di Porcinai, che è stato chiamato nella primavera del 63 dall'ENI per realizzare un memoriale in onore delle vittime dell'incidente aereo che è successo il 27 ottobre del 1962. Senti il rumore dell'aeroplano? Il 27 ottobre 62 esplode in aria il bireattore che porta Enrico Mattei da Catania a Milano. È un Morin Saulnier MSS 760 Paris, utilizzato normalmente per scopi militari, ma lui lo utilizzava per scopi civili. Mentre vola su Basse-Capè, siamo a 15 km da Linate, quindi siamo già in fase di atterraggio, l'aeroplano esplode in aria. Mattei sta volando insieme a un giornalista e al pilota, ovviamente. Qua c'è Linate a 15 km, quindi è in fase di atterraggio. Noi siamo a Basse-Capè, siamo nella CTR di Linate, quindi siamo già siamo nel, diciamo, corridoio di rientro di Linate. L'aeroplano esplode in aria e i resti principali cadono proprio qua. Non sapremo mai la verità, sicuramente sappiamo che una recente inchiesta ha confermato che è stato un attentato, però c'è un bel film di Rosi, il caso Mattei, per chi volesse approfondire questa storia misteriosa italiana. Comunque, dicevo prima del sapiente uso delle essenze arboree, perché questi alti alberi sono dei cipressi calvi, detti anche cipressi di palude, sono dei Taxodium disticum e hanno la caratteristica di diventare rossi proprio durante il periodo in cui è avvenuto l'incidente. Ecco un altro aeroplano che passa. Altra caratteristica di queste piante è che resiste benissimo in terreni umidi. Questo era un acquitrino e Porcinai ha l'intuizione di bonificarlo deviando la roggia. E la roggia, in questa configurazione, percorre tutto il perimetro e esce dall'altra parte. Perdonatemi, sono andato subito sullo specifico. L'impianto generale si arriva da quella strada di là. E incredibilmente non si arriva assialmente, perché viene quasi da sé che un memoriale uno lo pensa monumentale sull'assialità. No, qua non c'è assialità. Si arriva da quella strada che però è disassata rispetto ai percorsi interni. E quella strada permette l'accesso a un parcheggio che è là, e dal parcheggio si entra all'interno del memoriale attraverso quelle scale, oppure lo si può percorrere lungo il perimetro su questo argine che costituisce un ulteriore recinto. Il recinto principale è costituito dal filare di cipressi calvi che lo circonda completamente, quasi a creare un colonnato. All'interno vi è il recinto principale, come se fosse il recinto dell'altare, della ara principale, dove c'è la lapide commemorativa. E lì all'interno crescono tre querce a simboleggiare, a ricordare le tre vittime dell'incidente. Anche l'uso delle quote, dei piani, altro aeroplano che passa, senti come si sente bene. Anche le quote sono utilizzate sapientemente. Il piano di campagna è più o meno il piano della prateria, Porcinai lo definiva così, questa è la prateria interna. Il rilevato dell'argine crea appunto questo confine tra ciò che è esterno e ciò che è sacro, e l'interno, lo spazio interno, è leggermente in rilevato. Materiali. La pavimentazione del percorso è in calcestre. I percorsi interni al perimetro sono in rizzata, caratterizzata da sassolini piccoli e tendenzialmente lenticolari, accostati. Quindi si crea una texture molto molto fitta e anche comoda da percorrere.
che contrasta molto con tutte le toppe che sono state fatte con i sassi grossi tipici della rizzata, che io non amo proprio perché è un po' più scomoda essendo i sassi grossi. Questo è come se fosse un tappetone, e l'estremo rigore si vede anche nella scelta del materiale per queste sedute, per questo recinto, che è fatto in cemento con inglobati sassolini della stessa dimensione di quelli della ciotolata esterna, quindi molto piccoli ma più rotondi. Quindi in pratica abbiamo l'acciottolato declinato in due modi, il calcestre e le scale che sono ancora in arrizzata con i cordoli in granito. Invece i cordoli del percorso circostante sono in cemento. La proiezione del percorso d'arrivo termina con quell'arengo che si affaccia sullo spazio interno, ma non ha un riscontro perché il passaggio pedonale è a lato. Questo disassamento, questa diciamo complessità dei percorsi porta alla contemplazione, come anche il perimetro dato da questo colonnato arboreo e riconfermato dalla siepe sagomata circostante che versa in condizioni abbastanza precarie. Ecco, devono essere degli anni che nessuno fa nulla dentro qua, perché a parte l'erba che è alta ed è comprensibile, ma versa in condizioni abbastanza pietose. Meriterebbe veramente un po' più di cura. Vorrei chiudere con le parole di Bruno Zevi, che descrisse questo progetto in un modo perfetto. Le leggo. È un memoriale solenne proprio in quanto rifugio da ogni retorica. Porcinai, uno dei rarissimi esperti italiani nella disciplina del paesaggio, ha semplicemente recinto un prato, dando un esempio di moralità degno di essere meditato dai committenti e dagli architetti facinorosi. Un'ultima riflessione. Trovo che sia perfetta la scelta di aver fatto un tempio senza tetto, dato da questo colonnato arboreo costituito dai cipressi calvi, che evidentemente non ha il tetto. Se avessi avuto il tetto non avrei sentito il rumore dagli aeroplani, ed è favoloso, secondo me, coinvolgere anche il senso dell'udito in un edificio, sì, è un edificio questo qua, in un'opera del genere dove si commemorano delle vittime dell'aria. Quindi anche l'udito qua è coinvolto. È raro trovare delle architetture che coinvolgano anche l'udito, oltre che all'occhio e alle sensazioni emotive. Eccolo, c'è un altro plano che sta atterrando. Senti il rumore. Disastro aereo, l'aereo si sente qua, entra, fantastico.